In sostanza, le loro navi erano più adatte e meglio costruite, data la natura del luogo e la violenza delle tempeste. Le navi dei Romani non potevano danneggiarle con il rostro in alcun modo, tanta era la loro solidità, e non era facile per l'altezza farvi entrare un'arma di getto, e per quel motivo meno facilmente potevano essere trattenute dagli arpioni. Non solo, resistevano più facilmente alla tempesta e con maggior sicurezza si arrestavano nei bassi fondi e, lasciate in secco dalla marea, non temevano affatto sassi e pietre, mentre le nostre navi dovevano temere il verificarsi di tutti questi eventi.